Dunque, siamo con Sara Chessa, giornalista impegnata a Londra col suo lavoro, che ha parlato moltissimo, ha seguito il caso Assange. Ci può parlare in questo evento in cui si parla di libertà, libertà, parola femminile e al plurale, come si vuole intendere, appunto, come la si vuole declinare anche in relazione a questo caso specifico, il caso Assange, appunto? Quando si parla di libertà è importante soprattutto la nostra consapevolezza del fatto di avere delle libertà, avere dei diritti fondamentali che sono inseriti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Essere Umano, che sono inseriti nel sistema dei diritti umani più in generale. E il caso Assange ha rappresentato veramente un attacco contro il sistema dei diritti umani e un attacco contro le nostre libertà fondamentali. In particolare a essere più colpite erano la libertà di stampa, la libertà di informare e il diritto alla conoscenza, cioè quella cosa che è fondamentale per la democrazia. Quindi ogni volta che noi decliniamo la parola libertà dobbiamo ricordarci dell'importanza che ha anche al fine di avere un sistema effettivamente democratico. Se il cittadino non può valutare l'operato dei governi, non può neanche esprimere una valutazione reale sul fatto che quel governo si stia realmente occupando dell'interesse pubblico oppure no. Quindi ecco perché un giornalismo libero, per esempio, la libertà di informazione di cui il giornalismo ha bisogno, permette al pubblico di capire se dietro la facciata un governo stia veramente facendo l'interesse dei cittadini. Questa è una delle tantissime declinazioni del concetto di libertà. Abbiamo citato il caso Assange perché Assange è un giornalista che ha veramente servito il diritto alla conoscenza e quindi l'interesse del pubblico fino in fondo, ha permesso al mondo di capire cosa fossero veramente le guerre in Iraq e in Afghanistan, ovvero violazioni dei diritti umani dei civili iracheni e afghani costanti. Quindi vediamo che c'è sempre un impatto quando la parola libertà è coinvolta. Se io rimuovo la libertà di informare, tocco un diritto che è di tutti, il diritto alla conoscenza. Assange lo ha servito e il sistema si è scagliato contro di lui. Quindi dobbiamo sempre ricordarci di questo quando parliamo di libertà e di diritti fondamentali. La cosa centrale è che la società sia sempre più consapevole del fatto che questi diritti esistono. Quando non ne siamo consapevoli, quando non sappiamo di avere diritto ad avere un giornalismo libero che ci informi e che sia veramente al servizio del nostro diritto alla conoscenza, non possiamo neanche crescere interiormente, non possiamo neanche svolgere il nostro dovere di cittadini all'interno di una democrazia. E questo è un esempio che mi sento di fare. Grazie.